bellissimo, dove si insegna la bellezza, cioè la bellezza, quella di Peppino Impastato, se vi ricordate quella famosa cosa, si insegna ai bambini l'antimafia con la bellezza. È all'interno di una fondazione, la proprietà è ospitata questa associazione da la Fondazione Lucifero, che da qualche anno ha intrapreso un percorso di legalità, campagne di oscurantismo, e lì è a sede il presidio di Libera di cui si parlava prima. Bene, il 1 maggio dell'anno scorso si è fatta memoria, inaugurando un frutteto di 13 alberi dedicato ad altrettante vittime della mafia. Qualcuno l'anno scorso si offese perché non c'era la propria vittima di mafia lì, ma insomma erano 13 alberi, se l'avessimo dovuto mettere tutti avremmo dovuto inaugurare un bosco, purtroppo. Quest'anno facciamo una cosa diversa, uniamo la memoria all'agire. Quest'anno è stato piantato un altro frutteto, questa volta di 70 alberi. Ovviamente non li inaugureremo uno ciascuno, ma lo dedichiamo ai vivi, non ai morti, cioè a quelli che tutti i giorni lottano veramente contro la mafia. Quindi vi invito il 1 maggio alle 17:30, se volete venire, l'ingresso è assolutamente libero. Si trova nell'ambito di una festa per bambini che si chiama la festa della primavera. Se volete venire, anche quella è un po' di antimafia. Grazie a tutti, una buona serata. Vi invito nuovamente a comprare libri e a leggerlo. Una buona serata a tutti.